Trovo molto grave questa legge, molto grave dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico. Io capisco che il referendum votato da 27 milioni di italiani non piace agli affaristi, alle lobby e al sistema. Capisco che quello che ha fatto Napoli, unica città d'Italia, insieme a qualche altro piccolo comune, ad attuare il referendum e quindi a rendere l'acqua bene comune, ABC, attraverso un processo di ripubblicizzazione totale, siamo passati da una SPA a un'azienda speciale, questo non piace, però è molto grave che si stia cercando attraverso leggi che sono chiaramente un obbrobrio giuridico e politico a sovvertire la volontà popolare e soprattutto a calpestare l'autonomia di tutti i comuni. Io trovo un fatto molto grave quello che è accaduto, che rimarrà non privo di conseguenze. Quindi noi metteremo in campo tutte le azioni giuridiche, istituzionali e politiche contro questa che è una delle prime leggi della nuova giunta regionale, quindi non poteva che esordire nel peggior modo possibile. Quindi mi auguro che ci sia il massimo di mobilitazione in Consiglio regionale, in città. Noi non consentiremo a nessuno, vuoi che si chiami Caldoro, vuoi che si chiami De Luca o vuoi che si chiami chi che sia, a mortificare l'esperienza che ci viene invidiata in tutta Italia e non solo in tutta Italia. L'acqua è di tutti, noi abbiamo fatto un grande lavoro nell'interesse dei cittadini, un'acqua senza distinzione di censo, per abbassare le tariffe, per mettere in sicurezza l'azienda e i lavoratori. C'è qualcuno che sta pensando ad altro, quindi c'è bisogno di una grande mobilitazione popolare. Potrei pensare di impugnare questo provvedimento. Appunto, ho fatto quella premessa, ovviamente leggeremo nel dettaglio la legge, ma sicuramente sì. Sicuramente sì. I passi avanti o indietro sono determinati dai fatti. La mia onestà intellettuale mi porta a dire che il metodo dei tavoli tra la giunta De Luca e la giunta Caldoro è stato diverso. Quindi noi abbiamo cominciato a lavorare bene come metodo. Poi si attendono i fatti, l'ho detto anche prima, attendiamo i fatti sui tavoli dei finanziamenti europei, attendiamo i fatti su tutte le questioni che abbiamo posto all'attenzione della giunta regionale, pensiamo alla programmazione non ultimata del 2013 perché Caldoro ci ha dato in ritardo i fondi, penso ai finanziamenti che abbiamo chiesto dagli ecodistretti per l'ambiente al compostaggio come alle grandi infrastrutture. Insomma, noi teniamo un sacco di lavoro che abbiamo dato alla regione completo, il metodo è stato corretto. Però il tempo scorre. Questo di oggi è ovviamente una cosa negativa, quindi la cifra dei rapporti politici e istituzionali non è data alla simpatia, perché noi siamo alternativi sia alla giunta Caldoro sia alla giunta De Luca, noi siamo un'altra cosa. Però a noi interessa avere rapporti istituzionali buoni con tutti e la bontà dei rapporti istituzionali è data dai fatti. Con Caldoro si è fatta melina a centrocampo, cioè sostanzialmente non abbiamo mai avuto un'attenzione istituzionale corretta alle esigenze della città. Con De Luca il metodo è cambiato e quindi c'è ascolto, c'è attenzione. Fatti, dobbiamo vedere, il tempo corre, oggi è un fatto questo dell'acqua ed è un fatto estremamente negativo che ovviamente rimarrà non privo di conseguenze, come ho detto prima, sia sul piano politico che sul piano istituzionale.